minuti all'Olympia Stadion di Berlino da parte di Marco Foroni e Luca Marchegiani. Svezia contro Paraguay, seconda giornata del girone B. Bene Ibrahimovic con impetto, Kallström, sinistro! Grande esecuzione, ottimo riflesso di Bobadilla, Kallström ha un tiro devastante. Grande giocata perché Carlson ha trovato questa conclusione da 25 metri su cui, diciamo, Bobadilla è stato molto bravo a mettere in calcio d'angolo. Attenzione però al primo corner del match per la Svezia, lo batte proprio Kallström sul sinistro, Ibra, vuoto, attenzione! Il pallone basta con Lucic che sfiora ma non riesce a deviare come avrebbe voluto. Pallone dentro di Ibrahimovic, la sponda di Larsson, ci prova Willemson, altro brivido, palla sul fondo, la Svezia c'è. Non è vicinissimo alla porta ma il rimbalzo del pallone a terra poteva trarre in inganno il portiere paraguayo. Ancora Ljungberg con il suo destro tagliato, grande idea, dentro Willemson, posizione regolare, non si era accorto di essere da solo, poteva fare tutto lì e non ha fatto niente. È stato bravo qui Willemson nel capire lo spazio dove sarebbe potuto inserirsi. Sale Acuña, davanti a lui Paredes, eccolo servito. Quest'altra parte, buona l'apertura per Núñez, in mezzo aspetta il pallone Valdez, prova da lì la botta, Núñez che ha un bel sinistro, ha tentato la conclusione velenosa. Quattro minuti e mezzo al 45esimo, attenzione Ibrahimovic, posizione regolare, destro, calcia malissimo considerando la qualità tecnica sua ed era regolare, non c'era fuori gioco. Attenzione, qui invece la prima occasione per il Paraguay con Valdez, grande numero, prova sull'esterno della rete, si lamentano sia Santa Cruz che Paredes in buona posizione in mezzo, grande frenata e lui dice ma come, non devo tirare da lì, guarda qui il controllo, poi si gira, poi egoista forse, non si vedono arrivare i giocatori più in mezzo. Ha tentato di sorprendere Isaacson sul primo palo. Parte Larsson, violento! Bobadilla però proteggeva bene il suo palo, è allontanato a dovere. Bel tiro di Larsson dalla parte del portiere, difficile far gol. Per Alex Anderson, c'è il velo di Willemson, non può intervenire Larsson. Albeck, stavolta la posizione è certamente regolare, cerca il tocco sotto, attenzione alla porta è vuota! E c'è il salvataggio straordinario di Canizza, che si fa anche male, cadendo, credo, sulla base di metallo della porta. La posizione qui forse era regolare, qualche dubbio c'è per la verità qui più rispetto a quella precedente. Ha calciato malissimo con il destro, grande recupero di Canizza. E Ibra resta a guardare. C'è Linderoth che recupera, arriva a destra Alex Anderson, il pallone tagliato dentro la sponda, attenzione! Clamorosa occasione da gol per la Svezia, Elbeck in torsione, ha provato a girarsi, ha indovinato l'angolo lì, Bobadilla che era piazzatissimo, grande chance per la Svezia. Sale Edman, ancora Elmander, lì c'è un buco, non lo prende nessuno, prova a sfondare Elmander sulla corsia di destra. Doppio passo, altro cross, questo è buono, Elbeck fa da sponda, Ljungberg, rete, gol della Svezia, all'89esimo minuto, segna lui, Freddy Ljungberg, tutti pazzi all'Olympia Stadion di Berlino. È stato bravo Elbeck a rifinire e Ljungberg ha tagliato della parte di campo dove non dovrebbe stare, non esterno sinistro, però il fiuto del gol gli ha permesso di essere nel posto giusto al momento giusto. E
attenzione Paredes, pasticcia, si addormenta, Ljungberg, destro! E stavolta Bobadilla in calcio d'angolo, ha sfiorato la doppietta in due minuti, che giocatore, Freddy Ljungberg! Molto bravo Bobadilla qui ad intervenire su questo tiro diretto al secondo palo da parte di Ljungberg. Finisce qua, sentite il boato assordante! Il gol di Ljungberg regala alla Svezia una vittoria preziosissima, il Paraguay è fuori dai mondiali